Buongiorno, ecco una nuova puntata della storia del Pio Albergo Trivulzio. Siamo ancora a fine Settecento, nel 1791, quando venne pubblicato il primo regolamento che dettava norme per il personale, per i ricoverati e le funzioni che venivano svolte, da medici, infermieri, e la tenuta anche di tutta l'amministrazione, la conduzione completa che si aveva allora nell'istituto. In particolare, oggi leggiamo alcuni particolari obblighi che dovevano osservare i poveri che erano ricoverati nel Pio Albergo. Alla mattina dovrà ciascuno dimorante nei dormitori alzarsi dal letto al segno della levata, subito alzato, qualche preghiera anche in ginocchio a comune edificazione, e poi dovrà farsi il suo letto, pettinarsi, lavarsi, pulire le scarpe ed abiti propri e al terzo segno della Santa Messa portarsi unitamente agli altri all'oratorio per ascoltarla, collocandosi nei rispettivi luoghi assegnati con buon ordine e con quiete. Udita la Santa Messa e fatta colazione, dovranno tutti, all'ora che sarà prescritta, portarsi nel rispettivo lavorerio. Né potranno trattenersi nei dormitori, né vagare per la Pia Casa o passeggiare nei portici. Ciascuno, essendo sano, dovrà occuparsi secondo la rispettiva abilità in qualche lavoro, analogo alle sue forze, non dovendosi soffrire che alcuno resti ozioso. Tutto il lavorerio dei poveri dipenderà e sarà regolato dai rispettivi soprintendenti, dai quali i poveri dovranno dipendere, e si terrà un conto esatto dell'intero rispettivo prodotto per corrispondere a ciascun povero il suo terzo a proprio particolare beneficio. Quindi, come abbiamo letto, veniva corrisposta una piccola mercede che se poteva servire al comodo di ciascuno. Continuiamo a leggere. Tanto nel lavorerio che altrove sarà proibita qualunque sorta di gioco, anche a titolo di semplice ricreazione. All'ora del mezzogiorno si trasferiranno al refettorio gli uomini e le donne per le scale ai medesimi refettori destinate, recitando, nel discendere e nel salire, il Salmo De Profundis, in suffragio ai benefattori. Ciò che verrà somministrato dovrà da ciascuno lasciarsi nel refettorio nel caso che sopravanzasse, non potendosi. Ciò che verrà somministrato dovrà da ciascuno lasciarsi nel refettorio nel caso che sopravanzasse, non potendosi trasportare alcuna cosa fuori, anche col pretesto di goderla in tempo più comodo, e resta espressamente proibito il vendere, scambiare, dare ad altri o portar fuori dal luogo pio pane, vino e ogni altra cosa. E per l'esecuzione di quest'ordine saranno fatte le opportune visite alle persone dove occorrerà. Nel refettorio si dovrà usare da tutti il silenzio, si avrà cura di non espandere nulla sulle tovaglie, meno poi gettare per terra vino, minestra o altra qualsiasi cosa. Dopo il pranzo vi sarà un tempo discreto per il trattenimento o per il riposo, quindi dovrà ciascuno trasferirsi nel rispettivo lavorerio e trattenervisi fino all'ora prescritta dalla tabella. Dopodiché sarà permesso il passeggiare agli uomini sotto i portici e alle donne nel loro quartiere. Nelle stagioni opportune si accorderà il passeggio anche in giardino, alternando un giorno gli uomini e l'altro le donne. Mezz'ora prima della sera si darà il segno di portarsi tutti sani nell'oratorio per recitare la terza parte del rosario. Dopo il rosario, in tempo d'estate, e dopo la cena, in tempo d'inverno,
dovranno tutti ritirarsi nel proprio dormitorio e dentro breve spazio, dette quelle preghiere che a ciascuno suggerirà la propria devozione, ricoverarsi a letto, conservando un rigoroso silenzio per non disturbare la quiete degli altri. Non sarà permesso tra loro il cambiarsi di letto, né stare nel letto senza camicia in tempo d'estate o con le calze e il corpetto in tempo d'inverno. I dormitori dovranno di giorno stare sempre aperti, né potranno trattenersi in essi poveri con altre persone, men che mai di sesso diverso, sia del luogo pio o forestieri. Se alcuno da sé non potrà fare il proprio letto, verrà aiutato dai decani. Agli stessi decani sarà compito di aprire e richiudere le finestre a tempo opportuno, scopare il dormitorio, vigilare che le latrine siano sempre pulite, avvisare se alcuno si troverà immondo o nel letto o nella persona e che si conservi generalmente il buon ordine. Al caso di qualche malattia, dovrà essere trasferito il povero nella infermeria, ove sarà alimentato secondo la prescrizione del medico. Invigileranno i capi infermieri che né da poveri del più albergo né da altri si portino agli infermi cibo di nessuna sorta, onde venga pregiudicata la loro salute. Tanto i cronici abituali quanto gli altri convalescenti non potranno uscire dalle infermerie senza il permesso del medico o del chirurgo. Per qualsivoglia titolo non potrà nessuno sortire dal più albergo, anche nei giorni destinati, se prima non avrà sentito la messa, nei giorni feriali e la spiegazione del Vangelo, oltre alla messa, nei giorni festivi. Una volta al mese dovrà ciascuno confessarsi e comunicarsi. Sarà lecito però uscire dal luogo pio per confessarsi e per sentire la Santa Messa all'ora prefissata. Dovranno tutti in tempo di festa intervenire la dottrina cristiana, che si farà nel pio albergo in siti separati. Nel trasporto dei cadaveri dal pio albergo alla parrocchia, inoltre, saranno tenuti tutti i poveri sani ad accompagnarli e a recitare la terza parte del rosario. Al segno dell'Ave Maria si reciterà l'Angelus Domini in comunione ad alta voce ed in occasione del segno dell'agonia si reciterà un Pater e un Ave. Sarà permesso a tutti i sani uscire dal luogo pio nelle feste di precetto mattina e tutti i giovedì di mattina e un'altra volta per ogni settimana a loro scelta con un biglietto, avvertendo però di riportarsi nel luogo pio all'ora precisa del pranzo e alla sera per l'ora della cena in tempo d'estate e del rosario in tempo d'inverno. Resta espressamente proibito ai poveri andare alle bettole e ritornando nel pio albergo qualcuno ubriaco sarà irrimediabilmente punito. È vietato uscire dalla pia casa con abiti diversi, come pure il far uso nel luogo pio e anche fuori di scarpe colorate, manichetti, fiori, abbigliamenti di seta e altre cose che siano contrarie alla modestia e alla povertà. Si osserverà con puntualità la distribuzione delle ore segnate nelle tabelle. Tanto nel luogo pio che fuori del medesimo ed anche nelle case dei particolari sarà proibito il questuare per qualunque sia si pretesto, sotto pena dell'espulsione. Osserveranno tra loro i poveri la più alta esatta carità e seguendo il caso che alcuno ricevesse qualche torto, lo farà presente al signor deputato di settimana e in sua assenza al maestro di casa per l'immediata provvidenza, guardandosi tra di loro da qualunque ingiuria o alterco che possa produrre disordine o disturbo nella casa.
chi trasgredirà anche in parte quanto resta di sopra prescritto o turbasse l'interna quiete verrà per la prima volta corretto con un'ammonizione ed essendo recidivo con qualche privazione o castigo e se commettesse qualche grave delitto si passerà irrimediabilmente alla espulsione dal pio albergo. E questi erano quindi i compiti molto particolareggiati su come ci si doveva comportare all'interno del luogo pio. Una parte molto importante era quella legata al vitto, ne abbiamo già parlato, ma ci sono le regole anche per il cuciniere, per i prestinai, per il facchino di cantina che indicano in modo esatto l'attenzione che veniva posta all'aspetto non solo del vitto ma di come veniva cucinato il cibo e di come veniva immagazzinato. Ad esempio gli obblighi del cuciniere. Ogni giorno, e specialmente d'inverno, verrà a disporre il pranzo dei poveri per tempo affinché prima del mezzogiorno le vivande siano cotte a dovere e con pulitezza e procurerà tutta la possibile eguaglianza nelle porzioni. Userà e farà usare tutta l'economia nel consumo della legna e del carbone. Gli resta vietato trasportare brodi fuori dalla cucina, né permetterà agli inservienti di usarle per fare zuppa o altro, dovendo tutto il brodo servire per i poveri. Manterrà e farà mantenere la pulitezza nelle pentole di rame, nelle scodelle inservienti alla cucina e nell'infermeria e ogni mese farà ripulire le medesime con la lisciva e trovando le caldaie bisognose di essere ristagnate avviserà il dispensiere per farlo fare. Non gli sarà mai lecito il trasportare cosa alcuna fuori dalla pia casa né darla ai poveri o agli inservienti sotto pena di essere immediatamente licenziato. Ma anche il prestinaio aveva degli obblighi molto precisi. Avranno i prestinari l'abitazione nel pio albergo per essere pronti ad alzarsi tutti insieme di buon'ora per fabbricare il pane e specialmente nelle notti precedenti alle domeniche e feste di precetto a ciò possano essere in libertà a tempo giusto per attendere ai doveri di religione. Tutti i giorni, eccettuate il Santo Natale e la Pasqua, si fabbricherà il pane in quella quantità che verrà prescritta e si presteranno i prestinari a far cuocere torte, focacce o altro per la pietanza dei poveri, regolandosi in modo che per le ore 10:30 sia manipolato e cotto tutto il pane, in modo che nessuno di loro manchi al servizio della cucina. Dovrà il pane essere di pasta dura, ben lavorato, discretamente cotto e di mollica asciutta. Le pagnotte non saranno di peso di più di 12 once e si userà tutta l'economia nel consumo della legna e della carbonella. Non potranno né dar pane ad altri né servirsene per proprio consumo, poiché anch'essi dovranno ricevere la loro porzione di pane dalla dispensa. Né potranno far uso del forno per alcuna persona che non fosse del luogo pio. Il capo prestinaro assisterà a ricevere il frumento nel granaio, nel consegnarlo al molinaro, ricevere le farine esaminandole se siano state macinate con fedeltà ed economia e informando in caso diverso il soprintendente. Sarà altresì sua cura di ricevere le farine in peso e ne farà la consegna in pane secondo la pratica. Fare lieviti, rinfrescarli in tempo d'estate, manipolare il pane, metterlo in forno e vegliare alla sua perfetta cottura usando in tutto la maggiore economia, fedeltà e diligenza. E infine i doveri per il facchino di cantina. Questi dipenderà dal dispensiere, cosicché dovrà lui rendere giornalmente conto
di tutto il vino che andrà somministrando e sarà sollecito che ne faccia la corrispondente annotazione per suo scarico. Il cambiare i vini nei tempi propri da una botte all'altra, invigilare e fare le convenevoli fatiche per conservarli sarà parimenti suo obbligo. Dovrà levare dalla cantina ogni giorno il vino nella qualità e quantità che gli sarà comandato e lo distribuirà ai poveri nel refettorio e nelle infermerie, tanto la mattina quanto la sera. Sarà obbligato tutti i giorni andare alla macelleria e provvedere e portare nel luogo pio la carne, procurando che la medesima sia di ottima qualità, riconoscendone il peso e ogni volta notificandolo al dispensiere. Servirà altresì nel refettorio e si presterà a tutte quelle incombenze che gli saranno incaricate. Sotto pena di essere licenziato immediatamente, non potrà donare, vendere o fare segrete somministrazioni di vino o di altro a qualunque persona, tanto della Pia Casa che estranea, come pure non potrà egli stesso trasportare cosa alcuna fuori dal luogo pio. Quindi un comportamento e degli obblighi piuttosto severi, ma dettati anche a una profonda economia del luogo pio per due motivi: prestare la massima attenzione alle spese, ma soprattutto prestare il miglior cibo ai ricoverati senza eccessiva spesa.